In genere col sorriso la verità passa meglio e con le storielle passa più meglio. Se l'hanno detto dei politici, più meglio lo posso dire anch'io. Un uomo si trova in un fosso. Passa un empatico, l'empatico dice quanto mi dispiace. Poi passa un razionalista dice logico, c'è un fosso, qualcuno prima o poi ci doveva pur cadere. Passa il fariseo, quello che ha sempre ragione, e dice solo i malvagi cadono nel fosso. Passa un matematico, il matematico misura la grandezza del fosso. Guarda cosa può aver creato l'incidente per la caduta, la velocità, le dimensioni. A un certo punto passa anche il giornalista. Il giornalista vuole l'esclusiva sulla persona che è caduta nel fosso. Passa il fondamentalista, il tradizionalista, il quale a un certo punto dice: te lo meriti, sei caduto nel fosso. Passa il calvinista. Il calvinista dice: se fossi stato salvato, non saresti caduto. Passa l'ortodosso. L'ortodosso dice: sei salvato, però sei caduto e ricaduto. Passa il carismatico e l'evangelico che dichiarano di non essere nel fosso. Passa un sano realista. Il realista dice: sì, quello sì che è un fosso. A questo punto passa anche il geologo. Il geologo dice: no, ma valuta bene come sono i vari strati della roccia. Cosa vedi? Com'è? Tocca. Ma quello rimane nel fosso. Passa il vigile dice: scusi, ma lei ha il permesso di stare nel fosso? Passa uno dell'agenzia delle entrate, quell'agenzia delle entrate chiede: ha pagato le tasse per il fosso? A questo punto passa un pessimista e dice: mi spiace, ma il mio fosso è ben più grande, è ben più profondo, è peggiore. Allora poi passa un ottimista e l'ottimista dice: coraggio, coraggio, poteva andare molto peggio. Passa il cattolico e il cattolico dice: oh sì, preghiamo, ma facciamo un consiglio pastorale, valutiamo, decidiamo, parliamo del fosso, di chi è caduto nel fosso, del perché. E poi magari un sinodo, ecco sì, un sinodo. Alla fine passa Gesù, tende un braccio e prende chi è caduto nel fosso. Meditate, gente, meditate.